Però poi questi sono nomi che a lungo andare io magari rischio di scordare. E alla fine li confondo fra di loro, cioè se adesso a distanza di anni mi chiedeste che cosa ha fatto Alcibiade, oddio sì, forse guerra del Peloponneso lo direi, ma poco altro. Invece Galatea ci ha dato un ritratto talmente vivido e talmente realistico dei personaggi che io d'ora in avanti non solo mi ricorderò cosa hanno fatto e non lo confonderò più, perché avrò afferrato, cioè avrò avuto l'immagine di quasi di aver dialogato a tu per tu con queste persone. Li vedrò quasi in carne ed ossa di fronte a me e Alcibiade e Timistocle non li confonderò più. Dunque, la mia introduzione è stata anche troppo lunga. Io però adesso vorrei chiedere, prima Galatea, insomma, ora siamo in pochi, stiamo parlando di come raccontare l'antico. E quella, la proposta di Galatea io la esalto non solo perché è una mia carissima amica, ma perché credo nella formula di Galatea, ci credo fermamente, però posso capire che susciti molte perplessità. Ecco, noi siamo seduti da questa parte no, stavo dicendo il palco, siamo sul palco, diciamo così, voi siete di là del palco, però se potessimo discutere su come narrare l'antico, sul nostro modo di narrare l'antico, se qualcuno potesse anche esprimere qualche perplessità su quello che io, Galatea, andiamo dicendo, noi siamo qui per ragionare di come raccontare l'antico. Intanto chiediamo a Galatea di darci la sua visione, io vi ho dato la mia di Galatea. Ora sentiamo lei come si è organizzata e come si è creata il suo linguaggio e il suo modo di raccontare l'antico. Perla. Buonasera, innanzitutto. Allora, dunque, io devo dire che forse non ci ho ragionato così tanto quando sono partita, nel senso che io ho aperto un blog e quando ancora i blog appunto li scrivono quattro matti che non avevano nessun riconoscimento, forse neanche tantissime ambizioni, nel senso che c'era questo nuovo mezzo aperto ed era divertente aprire il proprio sito e scrivere un po' quello che uno voleva di giorno in giorno. Quindi non era partito né come un progetto, addirittura all'inizio non era neppure partito come un'idea di quello di parlare nel blog di cose di storia antica. Era nato, diciamo che è nato per caso, da un'idea che è venuta fuori in realtà non da me, ma da un mio studente, io insegno alle medie, e un giorno interrogavo sulla trama dell'Odissea, anzi dell'Iliade, scusatemi, e uno dei miei studenti, che quindi aveva 13 anni all'epoca ed era un ragazzino molto simpatico, ma diciamo così, non propriamente portato particolarmente per le cose classiche della letteratura, che quando gli chiesi: mi dici per piacere il riassunto della trama dell'Iliade? E lui la riassunse con queste parole: Agamennone frega la donna d'Achille e Achille si incazza. Io l'ho guardato un attimo perplesso, da brava insegnante vecchio stile stavo per fargli un cazziatore, invece mi è venuta una folgorazione e ho detto: no, ma c'ha ragione. Cioè, la trama dell'Iliade è esattamente questa, cioè è Agamennone che frega la donna da Achille si incazza, non puoi dire che si arrabbia, che si... No, Agamennone frega Briseide da Achille e Achille giustamente si arrabbia. Poi Paride si era fregato, insomma, diciamo che era un periodo in cui le donne venivano fregate molto spesso, qualche volta consenzientemente, come probabilmente Elena, nel caso di Briseide, no, povera, era un soprammobile, se la passavano una con l'altra. Allora, mi sono resa conto che in fondo però lui, anche se aveva usato un linguaggio, diciamo così, molto moderno, aveva centrato perfettamente il tema e aveva centrato anche perfettamente il riassunto, perché l'Iliade parla esattamente di quello, non parla della guerra di Troia, non parla di Elena, non parla di Paride, parla proprio di Achille che si incazza. E infatti dura finché dura l'incazzatura d'Achille, dopo finisce il poema. Per cui tutto sommato lui Omero l'aveva capito perfettamente. Allora mi sono detta, ma forse bisogna anche raccontarle così le cose, nel senso che io lo so che in Italia fa brutto, perché in Italia bisogna sempre parlare della cultura in maniera molto seria e anche molto paludata. Però anche è anche vero che la cultura e tutti questi personaggi antichi sono innanzitutto i protagonisti di storie molto belle e che possono dare veramente dei
migliori, forse anche le peggiori telenovele, nel senso che hanno una vita piena di colpi di scena, di rivolgimenti, oltretutto al contrario dei personaggi delle telenovele che molto spesso nella migliore dei casi gestiscono qualche azienda di vestiti, i personaggi dell'impero romano, gli antichi greci, gestivano imperi, quindi si trovavano davanti a responsabilità enormi anche dal punto di vista politico. Probabilmente raccontarli come erano nella realtà, cioè come degli esseri umani, che hanno avuto tutte le grane anche che gli esseri umani normalmente hanno, e raccontarle con il linguaggio con cui si raccontano normalmente le vicende degli esseri umani, poteva aiutare prima di tutto a togliere un po' la sindrome del busto antico, cioè quando uno va in un museo, la persona normale, si trova davanti a questa infilata di busti antichi che ti guardano in maniera arcigna e sembra che pensano non t'azzardare ad avvicinarti perché non sei degno di me. E tendenzialmente il povero visitatore, come dire, passa per il museo velocemente cercando di evitare quel senso di terribile inadeguatezza che molto spesso prova. Ecco, il mio punto di vista, il mio tentativo è quello di spiegare che non ha senso quel senso di inadeguatezza, ce l'ho fatta, che spesso ci si trova davanti al mondo antico, perché ci viene presentato sempre come un esempio, un paradigma, un qualcosa però di terribilmente distante e anche che ti schiaccia un po'. Ma non era questo, perché i greci nel momento in cui facevano la loro storia giustamente non sapevano di essere greci, cioè nel senso che non sapevano che sarebbero stati loro l'inizio di tutta la cultura occidentale. Loro facevano delle cose e queste cose gli riuscivano più o meno bene, ma nel momento in cui le facevano non pensavano che 3.000 anni dopo ancora si sarebbe parlato delle loro guerre, dei loro caos, eccetera. Quindi forse bisogna anche cominciare a raccontarli un po' così, i greci e i romani, come dei contemporanei, nel senso non di trasformarli in una macchietta, ma di trasformarli, cioè di renderli per quello che erano, delle persone. Senti, io a questo punto, allora, perdono tutti perché non ho gli occhiali da lettura e ho una certa età, e quindi, però volevo provare a leggere l'inizio di Alessandro, dai, leggiamo, ecco, il mio stile di lettura non sarà quello di Galatea, ma soprattutto perché vedo poco. Comunque, vi chiedo di perdonarmi. Era un ragazzo con le idee chiare, Alessandro. Non lo chiamavano ancora Magno, ma si capiva che aveva la stoffa. Era un tipo così, che a vederlo magari non gli davi due soldi, con due genitori che levati, uno sempre ubriaco che zompava da un letto all'altro durante i banchetti e già in età si era invaghito di una ragazzina. L'altra, diciamolo, una matta. Trafficava con i serpenti, fingeva di essere una sacerdotessa, insomma di quelle virago che non sai come prenderle o tenerle a freno. Una montanara venuta giù dall'Epiro che persino in Macedonia la consideravano barbara, e i macedoni sull'essere barbari erano di ampie vedute, mica schizzinosi come gli ateniesi. Da una simile famiglia che poteva venir fuori, andiamo, giusto giusto uno scimunito come Filippo Arideo, un ragazzino così un po' isterico, megalomane, che neanche alla barba è già, come vince una battaglia, fonda una città e la chiama con il suo nome. Ma chi si crede di essere poi il bimbo? Però, si diceva, aveva le idee chiare. Tanto per cominciare, morto il padre, perché di preciso non si è mai capito, si vociferava di un delitto passionale, un ragazzino che aveva sedotto e quello si era vendicato ammazzandolo, pensate voi che famiglia, dico. Quando tutti lo davano dunque per spacciato, lui arriva, smanaccia un paio di tribù ai confini e rimette in ordine al regno manco fosse un pedalino da rivoltare. Poi dice, papà aveva preparato la spedizione in Asia e noi ci andiamo. Questo è Alessandro. Io vi ho raccontato di un uomo anche per introdurre un po' così l'unico uomo che abbiamo tra noi, così trascinato a forza in questo momento. E dunque, io però una domanda te la faccio, caro Pierangelo, perché mentre pensavo cosa chiedere a Eva Cantarella, mi era venuto in mente questo. Io, Eva, siamo amiche da anni, la conosco benissimo, ma non ho mai pensato al perché si fosse messa a raccontare l'antico e sia una dei protagonisti a livello nazionale della divulgazione, diciamo così, dell'antico. E in realtà io poi ho pensato che, insomma, al di là dello sforzo, della decisione, dello sforzo, ma in realtà Eva insegna diritto romano.
E insegnare diritto significa non tanto occuparsi delle battaglie, degli eventi, ma occuparsi della vita quotidiana nel mondo romano e anche nel mondo greco, perché di questo, insomma, tratta il diritto, tratta dei rapporti giuridici fra gli uomini come anche specchio della vita quotidiana all'epoca. Quindi ho pensato che forse è vero che per un professore di diritto sia quasi più facile che per uno storico raccontare la vita quotidiana degli antichi. Così, mi è venuta questa ipotesi. Sbaglio o tu che dici, Pierangelo? Allora, innanzitutto buonasera, grazie mille dell'invito in articolo mortis. Ad ogni modo sono molto contento di poter partecipare a questo dialogo, tanto più che Galatea è stata mia ospite Ostuni quest'estate nella rassegna Che puro, che si chiama Un'emozione chiamata libro, e quindi in qualche maniera questo mi fa risentire di nuovo nell'estate. Poi essere presentato con Alessandro Magno certo diventa faticoso, fino ad oggi al massimo spero di essere presentato con qualche re romano di secondo ordine, tipo Anco Marzio, che non se lo ricorda mai nessuno. Alessandro Magno è tantissimo. Allora, il professore di diritto, sì, il professore di diritto ha una facilità con le cose della quotidianità, soprattutto se studia poi il diritto privato, e devo dire che Eva Cantarella, alla quale questa domanda è stata fatta in qualche circostanza, lei ha sempre detto che in fondo, sì, l'aver affrontato la lettura delle fonti, fonti che narravano anche di vicende, perché poi il diritto romano si basa per buona parte nelle fonti che si conservano su questa casistica, quindi su questi casi concreti, l'aiutava a vivere e a rappresentarsi meglio una quotidianità che era in grado poi di trasfondere. Però poi lì ci vuole anche una dote. E la Cantarella ce l'ha, io no, per esempio. Io sono un barbogio e noioso autore di pagine sul Senato romano. Forse magari col tempo verrà fuori un'altra verba che oggi non c'è. Ma sicuramente lo studio del diritto finisce per darti una serie di gabbie che riflettono come tanti piccoli pinacchi, come tanti piccoli quadretti, le vicende del quotidiano, e poi se lì hai la stoffa riesci a tirare fuori anche delle rappresentazioni molto veraci di quello che era, senza per questo poi perdere di vista la verità storica, quello che viene fuori dalle fonti, e questo è sempre un po' il rischio. Ad esempio, io ricordo sempre con molta ansia la storia di Roma che aveva scritto Indro Montanelli, che è un giornalista che io ho amato molto, ma che francamente sulla storia di Roma offre, absit iuria verbis, una prestazione mediocre. Perché lui cerca in quel caso un paludamento eccessivo rispetto a quello che è il fine che si è proposto, e molto spesso si autocostringe a utilizzare delle gabbie che non sarebbero state adeguate per parlare degli eventi dei quali parlava. Per esempio, rappresentare Spartaco come un rivoluzionario era una cosa alla quale avevano creduto solamente quelli del movimento spartachista all'inizio del Novecento, e poi ci crede Montanelli. Viceversa, e con questo sì, ce n'erano due. Dicevo, cioè, scusa, per quello volevo intervenire, per quello cercavo il microfono. Tu dici che Montanelli è stato colto da questo sentimento reverenziale nei confronti dell'antichità classica, che a noi tutti viene inculcato da quando siamo bambini. Sì, e alla fine finisce per essere.